semplicemente un proprio mosso. Quando fu fatta prima, non è che ti sto dicendo che ci esprimemmo favorevole o contrario. Volevamo, ci fu fatta una commissione dove si cominciava a parlare delle risorse, di capire. Allora, Presidente, può anche essere che fu fatta una commissione nominata dal Presidente del Consiglio, una commissione quando si facevano le commissioni congiunte. Io sto dicendo che io mi dico, ricordo che io in commissione eravamo in parecchio, c'era presente anche il giornale Fax. Di uscire questo discorso fuori. Però dobbiamo anche essere molto chiari. Quando uno dice che il parere del comune di Conversazzo non è vincolante, questo non è più. Cioè la regione pubblica non manda avanti il procedimento se non c'è il parere del Consiglio pubblico. La legge parla di. C'è bisogno? No. La legge parla chiaro, tant'è vero che le società, qualche società che ha avuto un parere negativo del Consiglio Comunale, ha fatto ricorso, sta facendo ricorso al TAR e al Consiglio di Stato. Infatti se voi chiedete alla Regione Pubblica, senza il parere consigliare del Comune non va avanti, non manda avanti il procedimento. Io ritengo che sia, c'è bisogno del parere del Comune. La conferenza di Vizio ci vogliono 22-23 pareri, quel giorno c'è bisogno di raggiungere 22-23 pareri. E tra quelli vincolanti c'è anche il parere del Consiglio Comunale. L'eventuale sito di indirizzo dell'Inter del Consiglio Comunale, ma non è questo del Consiglio Comunale, eh? Il Consiglio Comunale è il territorio interessato dal progetto in cui si attesta l'accoglimento della proposta di realizzazione dell'impianto. Allora, questo è uno di quello che trovo. Tale atto potrà essere inoltrato successivamente alla presentazione della domanda e comunque entro non oltre la conclusione della conferenza per le iniziative di interesse del territorio più comuni, può essere necessaria la fine della presentazione di altrettante delibere. La delibera comunale è non costituisce in ogni caso atto vincolante per il Comune, in quanto la reale fattibilità del progetto resta subordinata alla positiva complessiva valutazione in sede di conferenza di servizi. Cioè è la conferenza di servizi che decide di tutto. Sì, ma no. Non partecipa il sindaco alla conferenza di servizi. Concluso il suo intervento? No, io sono del parere di tante vere che mi devo. No, perché dobbiamo sono. Pronunciarci. Eh? Dobbiamo pronunciarci. Sì. Cioè, no. Io naturalmente non è che sono favorevole, io per le fonti alternative sono favorevole, però naturalmente sono favorevole come ha detto il sindaco, come ho sentito dire a tutti quanti, al progetto del PRIE. Cioè, una volta che abbiamo fornito il PRIE, abbiamo già il territorio, così non c'è il rischio di avere. Però il discorso è questo: se uno mi viene a me che io sto nel settore e so che questo è vincolato il parere del Comune, se vuoi mi dire no, io poi provvederò a vedere tutto l'incartamento. Quando parliamo di impianti perché 28, perché 14, perché la regione Comune. Ritengo che sia vincolato, però assessore, mi posso ho sbagliato, cioè non è vincolato me stesso, poi non vincolato, quindi non fecero la transazione perché il sindaco d'allora disse che incontrato Martucci esiste.
sensazione. Io non sto mettendo dubbio la parola dell'assessore di Carlo. Io cercherò di capire bene la situazione. Per quanto riguarda le 24, le 14, dalle 28 alle 14 parti, sappiamo tutti che la regione Puglia sta dando il pari, cioè man mano che vede le cose, riduce tutto al 50% i progetti presentati, perché sono presentati per 4.000 megawatt e il piano regionale prevede 1.500, 1.800 megawatt. Quel progetto, 28 parti, non è possibile, la regione ha già detto che ha autorizzato il progetto su 14 parti, non più di 4. E naturalmente di studiarci bene anche le carte. Io ritengo che il parere sia venuto. Se la sua dice no, io poi avrò tutto il tempo di andare a leggere bene la legge. Questo è il discorso. Colprire, cambiare completamente il discorso, con e poi sempre, cioè, se uno, cioè, sono sempre il parere, che abbiamo sempre tutte le possibilità per bloccare, se uno vuole, per stoppare il processo. Cioè tecnicamente, se uno vuole, ci sono tutte le condizioni. Ok, ci manca. Consigliere Coppola aveva chiesto la parola, gli ha fatto la parola. Consigliere Coppola. Sì. Dopo tanto dire io credo. Grazie. Prego, consigliere Coppola. Consigliere Rotolatore, mi la parola. Allora, dico subito che il mio contributo non potrà che essere prettamente politico, ma per il semplice fatto che nel momento stesso in cui mi sono candidato avevo una missione, cioè io credevo nella supremazia della politica come forza positiva che potesse dare anche a questo paese un indirizzo nuovo rispetto a quello che è passato. E per questo credo che la gente che mi abbia votato abbia creduto a questa mia idea. E voglio dire che se anche tutti quanti coloro che mi hanno votato a pensassero diversamente da quello che ora è il mio pensiero, ed è un pensiero, diciamo, di coscienza, ma che ho comunque maturato, vedo già un preconcetto, ma ho già una mia idea, ho voluto comunque successivamente maturare, avvalorandomi anche, diciamo, dello studio delle carte, di quello che poteva essere, però lo esprimerò fino in fondo e spero veramente che questo consiglio abbia la forza di poter decidere quello che vuole fare nel suo territorio, perché ora noi ci siamo di fronte a un'offerta, secondo me, questa la vedo io, un'offerta di una società. Allora noi, prima di rispondere a questa, dobbiamo farci due domande più grandi, cioè che cosa vogliamo fare del nostro territorio, quali sono le forme di energia alternative più adatte per il nostro territorio. Allora, se noi abbiamo ben chiare queste missioni, possiamo rispondere anche a questo tipo di offerta. In molti consiglieri ho visto delle opinioni concordanti con quelle che poi sono le mie, che poi non le devo inventare, perché io sono stato tra quelli che sui banchi ha parlato di agricoltura, ha parlato di agricoltura e turismo, io ho parlato delle fattorie didattiche, non delle palle didattiche, diciamo, perché nell'offerta ho letto anche questo, le palle come strumento di turismo didattico per le scuole estere che andrebbero lì, potrebbe anche essere un'idea, non era la mia idea al momento in cui mi sono candidato. Io penso davvero che quella zona in particolare, devo dire, qui sono legato anche sentimentalmente, perché ci sono cresciuto in 23 anni e la conosco abbastanza bene, possa benissimo coniugare sia la vocazione agricola che la vocazione turistica del nostro territorio. Noi abbiamo aderito al GAL, che è uno strumento che in questo caso ci potrebbe dare un grande aiuto. E quando io ho visto questo strumento e l'ho letto, pensavo proprio a quella zona. Cioè là ci sono ancora masse lì che potrebbero diventare dei fiori all'occhiello, anche per quello che è il turismo di storia.